giorno, poi le vediamo, perché ovviamente i nostri corsi di guida sicura, i corsi della Progetto E20 vanno avanti alla grande. Il prossimo corso di luglio, il prossimo appuntamento il mese di luglio sarà qui a Roma il 15 e 16 luglio, sempre sabato e domenica, proprio per dar modo a tutti di scegliere le due giornate. Uno è un più po' comodo. Più tranquillo, 15 e 16 luglio, sabato e domenica, una full immersion teorica e pratica. Sì, il corso si svolge sempre poi c'è questo insegnante, perché Gianluca insegna proprio. Sì, io poi in questo caso mi occupo soltanto della teoria, i miei collaboratori, i miei istruttori si occupano della parte pratica. Avremo il corso che si svolge in 8 ore, una giornata intera, prima una parte teorica e poi una parte pratica. La parte pratica sono simulazioni di perdita aderenza e di manovre di emergenza, e avremo la perdita aderenza sull'asse posteriore con la trazione posteriore, la BMW serie 1, avremo la perdita aderenza sull'asse anteriore sottosterzo, avremo la frenata d'emergenza con evitamento con arresto, proprio per far capire come funziona l'ABS e come bisogna frenare per diminuire lo spazio, certo, di frenata, certo. E poi avremo un percorso stradale con una guida commentata, dove l'istruttore osserverà cosa guarda e cosa commenta mentre guida l'allievo. E come guida fondamentalmente. Abbiamo la fortuna di avere vetture con doppi comandi, quindi l'istruttore sempre a bordo e i doppi comandi in auto, che servono proprio per intervenire nel caso in cui ci sia bisogno, visto che abbiamo tanti ragazzi giovani con la collaborazione e con il progetto sposato dalle autoscuole Furia 1935 qui di Roma Est, che bene o male tutti i ragazzi che prendono la patente presso le loro autoscuole, la settimana dopo o la settimana prima di dare l'esame partecipano al corso di guida sicura, e questo è un bellissimo esempio. Senti, ti faccio una domanda, perché poi un sacco di curiosità. Veniamo da una settimana nella quale c'è stato un tamponamento in un gran premio, che poi ha fatto nascere un sacco di polemiche, difese, controdifese, chi c'ha ragione, chi c'ha torto. Ci veniamo tra un po', perché secondo me è un argomento interessante. Però, senza fare 0-0, è più importante la parte pratica o la parte teorica dei corsi di guida sicura? Ma sicuramente la parte teorica è la parte fondamentale, perché molti, io mi rendo conto, specialmente nel caso dei ragazzi giovani, che molti ragazzi non sanno proprio nulla a livello teorico, forse proprio perché il sistema per prendere la patente o della motorizzazione vengono trattati degli argomenti che non sono poi così importanti. Vedi la prova del parcheggio, vedi parlare del motore. Oggi un ragazzo, una ragazza che ascolta lezioni sul motore, sullo spinterogeno, non è poi così importante, perché se ha problemi al motore basta dargli il numero verde del carattrezzi. Esatto. Poi non sai qual è la trazione della tua macchina. Esattamente, magari. Ma tantissimi argomenti che noi trattiamo in teoria i ragazzi non ne sono pienamente a conoscenza. La vettura purtroppo è fisica e bisogna trattare tanti argomenti fisici, certo. Bisogna capire dove va il peso quando una vettura frena, dove va il peso quando una vettura accelera e dove bisogna portare il peso per far sì che la vettura abbia un ottimo assetto. È chiaro, però non posso nascondere che la parte pratica è la parte più A, divertente, B, certo, è la parte dove serve fare la pratica, e non basta un corso, forse servirebbe anche rinfrescarsi le idee ogni tanto, perché è proprio quello che manca ai ragazzi, ovvero andare per strada, sull'autostrada, sul bagnato, sulla neve, senza aver mai guidato da soli, dopo soltanto aver fatto un esame di scuola guida. Non è sufficiente per guidare sicuri. Nella parte pratica, noi, con il fatto che abbiamo innanzitutto uno spazio o in un circuito o nel nostro piazzale, nel nostro centro di guida sicura, uno spazio dove si fa tutto in massima sicurezza, perché non ci sono alberi, non ci sono case, non ci sono bambini che ci attraversano la strada, e questo già fa capire che non si può prendere la patente in mezzo alla strada, perché lì non impari a guidare la macchina, lì impari a mettere la freccia a destra o a sinistra per evitare gli ostacoli, certo. Oppure ti fermi a un semaforo e riparti. Per imparare a guidare la macchina ci vogliono le palestre adatte, dove non ci sono pericoli. E poi nella parte pratica, chiaramente simulando questi esercizi con il bagnato, perché noi abbiamo tutta una zona irrigata, per far sì che quindi nascono delle perdite aderenza, noi dobbiamo insegnare qual è la tecnica giusta per riprendere una vettura che ha perso aderenza, non una vettura che non ha perso aderenza, perché nessuno quando fa un incidente vuole farlo. Il problema è che in seguito a un errore di tecnica di guida la macchina sbanda, la macchina perde aderenza. Ecco, se perde aderenza, cosa come deve
fare il guidatore? Qual è l'istinto naturale che scatta in un guidatore? Anche perché immaginate che lì è un effetto panico, quindi sotto effetto panico il ragazzo, io dico sempre il ragazzo ma non è soltanto il ragazzo, chi guida la macchina da 30 anni, forse soprattutto perché chi guida la macchina da 30 anni ha le brutte abitudini, Se ha delle brutte abitudini sono più difficili da cancellare, prima le brutte abitudini per poi imparare la cosa giusta rispetto a uno che è nuovo, un ragazzo giovane. Se gli insegnassimo direttamente la cosa giusta sarebbe la cosa migliore, farebbe sempre quella, esattamente. Nella parte pratica poi chiaramente questo vale nel caso in cui, come nel corso nostro e tutti quelli che svolgono questo programma, si ha l'istruttore a bordo, l'istruttore fa un lavoro in progressione, quindi ogni errore che nota dell'allievo cerca di farlo crescere, e quindi che cosa succede? Che durante la parte pratica si correggono gli istinti naturali. Se il ragazzo ha un istinto naturale sbagliato, con il sapere, con l'istruttore che lo aiuta, combatte questo istinto naturale. Quindi faccio un esempio, l'istinto naturale è un po' quello che succede quando uno per la prima volta guida il cambio automatico, dopo tanti anni che guida il cambio manuale, all'istinto naturale di inchiodare, non è un di frenare col piede sbagliato, allora non guiderà mai il cambio automatico, no, basta combattere l'istinto naturale con il sapere e tutti quanti guidiamo il cambio automatico. Se tu freni col sinistro sul cambio automatico inchiodi sicuro. Questo matematico. Però vale per i primi 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, il primo giorno. Questo è poco in pratica quello che succede durante gli esercizi. Se io non conosco la tecnica, mi scatta l'istinto naturale, ma senza il sapere mi scatterà un istinto naturale a me in un modo, a lui in un altro, lui in un altro. Con il sapere dobbiamo essere uniformati. Tutti dobbiamo avere lo stesso istinto naturale e il giusto istinto naturale. Ed è quello che Gianluca Calcagni, il suo team di istruttori preparati, ovviamente qualificatissimi, cercano attraverso i corsi di guida sicura di insegnare ai ragazzi, ma non solo, alle persone che pensano di saper guidare la macchina, soprattutto secondo me, perché come ha detto Gianluca, chi ha un'abitudine sbagliata, poi prima che possa correggerla necessita di più tempo. Non ci si deve affidare mai alla improvvisazione. Ecco perché c'è questa partnership tra Radio Radio e la Progetto E20 di Gianluca Calcagni. Perché? Perché il nostro è una sorta di atto di responsabilità, perché le persone devono sapere, cioè il corso di guida sicura è un'opportunità per tutti, per i genitori, per i figli, per i nonni, per chi deve. Non è che una volta fatto il corso di guida sicura devi sentirti un padre eterno, devi sempre usare il cervello, c'è sempre un cervello sopra, ma nelle situazioni in cui c'è un pericolo, c'è poi la perdita d'aderenza, magari è l'unico che noi menzioniamo, ma ce ne sono ovviamente tante altre. Sai quello che devi fare. Guarda Francesco, ieri mi è successa una cosa, in tanti anni non mi era mai successa. Un allievo, l'altro ieri abbiamo con la Progetto Evetti svolto un corso aziendale per una grandissima azienda, la GA Operation S.P.A. di Giorgio Armani, e è stato quindi una multinazionale, un onore per noi svolgere, per noi e per tutti svolgere un corso di guida sicura per un'azienda così grande italiana. E un dipendente mi ha detto a fine corso, mi ha detto: guarda Gianluca, complimenti per la tua professionalità e per la professionalità dei tuoi istruttori, ma ti dico una cosa, si vede che dietro c'è, oltre a tanta passione, sembra proprio che ci sia una missione. Mentre me lo dice, mi ha detto, mi viene la pelle, i brividi mentre te lo dico. Perché? Perché chiaramente è veramente il mio obiettivo è cercare di salvare una vita umana in più o qualche vita umana in più, perché effettivamente possiamo sicuramente fare tanto, però bisogna metterci un po' di buona volontà. Se la gente pensa di guidare la macchina senza partecipare a un corso di guida sicura, senza partecipare a nessun tipo di corso, soltanto prendendo la patente, ha capito male, perché prendere la patente non vuol dire imparare a guidare la macchina. E noi stavamo parlando prima dei corsi individuali, 15 e 16 luglio la Progetto E20, quindi o andate sul sito www.progettoe20.com, 20 scritto a numero, e vi registrate, oppure mandate un sms al 348 59 50 222, che è il numero degli sms della radio, con scritto corso di guida sicura, e verrete ricontattati. Le macchine sono nuovissime, quasi ogni volta le cambiate praticamente, macchine nuove, percorso studiato proprio per simulare determinati pericoli e determinate situazioni di imprevedibilità sulla strada. Istruttori specializzati,
8 ore pratiche teoriche, 200 euro più IVA, è un costo che praticamente non fa nessuno in Italia. Questo ed è un'opportunità che Gianluca ci concede proprio per gli ascoltatori, ma credo più per sensibilizzare. Sì, lo scopo principale ormai è da gennaio che abbiamo iniziato con voi di Radio Radio, che io ringrazio perché chiaramente riusciamo a raggiungere molte ma molte più persone grazie a Radio Radio, però lo scopo principale è proprio far scoprire e capire alle famiglie, ai genitori, che tutto parte lì, l'errore parte da lì, perché purtroppo i genitori che hanno preso la patente 40 anni fa continuano oggi ad il percorso è questo: quando un ragazzo prende la patente il papà va all'autoscuola e gli chiede possiamo fare solo due lezioni perché mio figlio studia, magari non gli facciamo fare troppe guide, poi dice tanto gliel'ho insegnato io, tanto gliel'ha insegnato il nonno, poi lo seguo bene io. Il problema è che il papà ne sa tanto quanto il figlio, o certo, poco di più o poco di meno, ma non perché non è capace, perché ha preso la patente sempre nello stesso identico modo. E facciamo tanto per i figli, ma in questo caso è la causa principale di morte da 18 a 26 anni, la causa principale, e da 26 anni in poi la terza causa principale di morte. E purtroppo su questo argomento, che è la causa principale di morte, è l'unico argomento che le famiglie non fanno nulla. Fino a 18 anni facciamo di tutto per i figli, no? Compriamo di tutto, gli compriamo il miglior cellulare del mondo, gli compriamo tutto. Poi quando prendono la patente, le famiglie, per mancanza di cultura e di sensibilizzazione, non hanno ben chiaro che prendere la patente non basta per pensare che il sabato sera e il venerdì sera i propri figli guidino sicuri, perché per guidare sicuri bisogna sapere di auto, bisogna sapere tutto. E come fanno, l'esempio della trazione è un esempio, non è quello, perché il corso dura 8 ore, io parlo 4 ore, pensate quante cose ho da dire oltre alla trazione. Ovviamente. Il problema è che il papà, se non crede, adesso si girasse verso la figlia o verso il figlio che ha preso la patente, gli chiede senti che macchina hai, la Golf, che trazione è, o qualsiasi macchina, che trazione è la tua macchina, la figlia non lo sa, il figlio non lo sa perché non gliel'ha detto nessuno. E gli domando al papà, ma se domani mattina suo figlio vuole andare a sciare, il papà dice di sì perché per mandarlo con gli amici ce lo manda a sciare. Ecco, ma quando va a sciare, se nevica o è strada ghiacciata, il figlio si deve fermare, al di là del fatto che non sa montare le catene perché non l'ha mai montate, ma dove le monta le catene se non sa dove ha la trazione? Ecco, se lui monta le catene in un posto sbagliato, il figlio è meglio che lo manda in treno, non in macchina, perché sennò altrimenti non torna. Assolutamente, sono d'accordo con te. Quindi 200 euro più IVA, un costo veramente ridicolo, ma è un investimento che i genitori, ma anche i figli verso i genitori, i nonni verso i nipoti verso i nonni, secondo me hanno un po' l'obbligo morale di fare una volta nella vita. Questi sono quelli personali. Privati. 15 e 16 di luglio. E invece per le aziende, Gianluca, proprio hai studiato una cosa, perché anche le aziende, per esempio, che hanno tanti mezzi, certo, da lavoro, allora, così. Il nostro obiettivo era quello di rendere più popolare un corso di guida sicura, cosa che invece per tanti anni anche scuole molto molto professionali, l'università della guida, hanno sempre utilizzato solo ed esclusivamente impianti come circuiti molto costosi, e quindi il corso di guida sicura purtroppo era un corso rivolto soltanto a un target molto alto di clienti. Il mio scopo è quello, sia per i privati che per le aziende, di renderlo più popolare e di renderlo fattibile per tutti ad un costo di 200 euro più IVA. E per le aziende, con un costo del genere, oltretutto con la possibilità di usufruire di fondi impresa, di renderlo detraibile al 100%, perché si può scaricare essendo una formazione sulla sicurezza stradale, e forse, non dico, magari ancora più importante del primo soccorso, dell'antincendio, perché lo dicono le statistiche, la causa principale di morte è la strada. E quindi per aziende che hanno un personale che guidano vetture aziendali, dove bisogna ben sapere che nel caso di incidente mortale il responsabile è l'amministratore delegato dell'azienda, persone che fanno 70, 80, 100 mila chilometri l'anno, sono le persone che vivono la macchina forse più di qualsiasi altra cosa, quindi sono le prime persone che devono sapere cosa fare, e gli stessi problemi che hanno i giovani ne hanno loro, perché molte donne, molti uomini non sanno che cosa vuol dire trazione, non sanno cosa fare nel momento in cui entra l'ABS, appena sentono il rumore smettono di frenare, non sanno minimamente qual è il segreto per diminuire l'arresto di frenata, non sanno minimamente perché e quando una vettura perde aderenza sull'asse posteriore o anteriore, non sanno niente per poter fare in sicurezza 70.000 km l'anno.
Una cosa è certa, che la grande soddisfazione viene dal fatto che chi ha fatto un corso di guida sicura, non mi è mai successo, mai, né a me né a nessuno che fa questo lavoro come me, che non apra dei file, delle lampadine alle ai partecipanti, perché si mettono paura, si rendono conto di quanti anni sono passati senza capire questa cosa e poi tornano, portano sicuramente, non mi è mai successo che un genitore ha fatto il corso e la settimana dopo non mi ha portato il figlio, perché si è reso conto di che cosa, della gravità della cosa, e subito dopo difende il figlio, la persona cara, l'amico, perché chiaramente ci dobbiamo aiutare l'uno con l'altro per non entrare, perché poi durante il corso vengono trattati argomenti tecnica di guida, cultura stradale ed educazione stradale. Non entro in merito ancora quante persone non mettono la cintura stradale, cioè se andiamo a Gallipoli al mare, io ho fatto un evento a Gallipoli lo scorso anno, mi hanno fermato i carabinieri al mare perché portavo la cintura, hanno capito subito che non ero del posto, non possiamo più vivere in un paese del genere. Per tutte le informazioni, privati e aziende, che sia www.progettoe20.com, 20 scritto a numero, 348 59 50 222, Radio Radio da Progetto E20 per una guida più sicura e soprattutto più responsabile. Grazie a Gianluca Calcagni. Grazie a te, Francesco. Ci fermiamo, ripartiamo.